Ciao a tutti, nuovo video. Oggi torniamo a parlare di prodotti a confronto e soprattutto ritorniamo a parlare di creme mani, perché se mi seguite da un po' sapete che le creme per le mani sono una delle mie fisse, ma negli ultimi mesi non ne ho praticamente parlato e comunque c'era un motivo, non è che io avessi smesso di usare le creme per le mani, ma ne stavo testando 5 contemporaneamente, cosa che non avevo mai fatto. Questi test vanno avanti da mesi, praticamente da dopo l'estate. E ho deciso di provare queste creme prima da sole per un buon periodo e poi, diciamo, abbinate. Infatti, non mi è mai successo, di solito io utilizzo una crema per le mani, e la porto a termine, o al massimo ne utilizzo due, invece stavolta ne ho usate di più, appunto 5, e le ho utilizzate in maniera diversa. Adesso ve ne parlo. Allora, io qua appunto ho 5 creme mani, quindi 5 prodotti. E praticamente sono tutte molto diverse. Non mi è mai successo di provare delle creme mani che mi colpissero davvero così tanto, e che fossero davvero diversissime tra loro. Allora, direi di partire, dalla prima, che è stato un regalo. E è questa, la crema mani di Organic, l'Intense Anti-Aging Grape Hand Cream all'uva, questa qui. Questa mi ha regalata Nati Naturals per il mio compleanno, a cui ovviamente mando un bacione che ringrazio tantissimo perché sa quanto mi piaccia questo brand e sa la mia fissa per le creme mani. E quindi me l'ha regalata. Io avevo annusato questa profumazione, cioè la profumazione di questa linea, al Cosmoprof, perché mi sarebbe interessato. Mi sembra il siero, ma non c'era in fiera, c'era solo un altro tipo di crema e i distributori italiani mi avevano detto che è una linea che in Italia non va molto perché è una profumazione molto forte. Che per quanto riguarda il viso, a molti dà fastidio. Per quanto riguarda la crema mani, io non ho avuto nessun tipo di problema, anzi, trovo questa profumazione veramente meravigliosa. Adesso non ho messo la crema sulle mani, cercherò di farvela vedere come le creme corpo un po' sparse per le varie zone. Ne metto poca. La consistenza è questa. Ha una profumazione appunto d'uva, a me piace veramente tantissimo e credo che neanche un prodotto viso non mi darebbe fastidio. È molto, molto, molto piacevole per quanto mi riguarda, non so se si vedrà da lì, ha una consistenza verdina, quindi ha un colore non proprio bianco ma sul verde, non fascia bianca, ne ho messa poca apposta, però non fascia bianca neanche se ne mettete un po' di più, ha una consistenza molto morbida e molto vellutata, si assorbe bene sulle mani. Io adesso poi ho portato una velina per cercare di pulirmi un pochino la mano con cui spalmerò, ma come vedete si assorbe veramente in pochissimo tempo e lascia la pelle bella morbida e bella idratata. A me questa crema piace tantissimo. Per quanto riguarda gli ingredienti di queste creme, in tutte praticamente c'è la glicerina tra i primissimi posti. Infatti anche in questa, dopo l'acqua, c'è subito la glicerina. Questa fa parte della linea Spa & Wellness e contiene vari estratti vegetali. L'olio d'oliva, appunto l'uva, il lime, vari componenti e secondo me la fanno veramente una crema molto 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 idratante che lascia la pelle bella asciutta, per nulla appiccicosa e soprattutto lascia un'idratazione che perdura nel tempo, cosa che io cerco assolutamente nelle creme mani. Io anche se in questi giorni sta facendo freddo, ovviamente non stando fuori particolarmente, quindi non essendo a contatto con l'aria fredda e con le temperature appunto rigide, non ho problemi di mani che si rompono, che si tagliano. A dire il vero, io cercando di idratare sempre le mani, non ho mai avuto problemi di mani di questo genere, quindi che si tagliano, che si crepano, no. Io ho sempre avuto mani tendenzialmente secche, ma mai fino a quei livelli, perché ho cercato sempre di prevenire. Non vi so dire ovviamente se avete dei tagli, delle situazioni così gravi, come si può comportare, però sulle mani no, secche, in maniera naturale, diciamo, io la trovo veramente ottima. E questa qui l'ho usata sia per uscire sia per stare in casa. Così come un'altra che probabilmente è la mia preferita, ne ho due qui di preferite. Anche questa di Organic mi piace tantissimo, però tra le 5 che ho provato ce ne sono due che la battono e una è questa. E è la crema Lara di Thea Natura. Ovviamente è un nome meraviglioso e me l'ha regalata mia mamma.
Mi è stato detto che non è più in produzione da parecchio tempo. Questa l'aveva comprata mia mamma quando si era trasferita a Milano, quindi primavera scorsa, e l'aveva acquistata appunto, l'aveva tenuta lì. Non l'ha aperta, ovviamente io l'ho presa quando sono andata da lei a ottobre. E l'ho aperta poco dopo. Era comunque sigillata, quindi no, aveva la chiusura, diciamo qui, che andavate a rompere tipo pomata medicinale con il retro del tappino. Non aveva una profumazione assolutamente sgradevole, la consistenza mi sembrava perfetta e quindi io l'ho assolutamente utilizzata. Questa contiene 50 ml di prodotto e un paio di 6 mesi. Io ho iniziato a utilizzarla appunto a fine ottobre, sì, fine ottobre quando sono tornata, anzi forse qualche giorno dopo, novembre. È una di quelle che sto testando da meno insieme a quella di Organic, anche se vedete che l'ho usata tantissimo perché è quasi finita. E questa qua, ho qui anche la scatola, ha degli ingredienti attivi molto alti. Infatti contiene anche questa, l'acqua, la glicerina, poi l'olio di jojoba, il burro di karité, l'olio d'oliva, poi altri 1, 2, 3, 4, 5 ingredienti e poi all'estratto di calendula. Io la trovo una crema meravigliosa, è veramente una crema fantastica. Qui dice che rende la pelle morbida, idratata ed elastica e protegge dalle aggressioni esterne, quindi vento, freddo, smog e detersivi, formando una barriera filmogena ristrutturante. Io sono completamente d'accordo. Trovo questa crema veramente ottima. Mi dispiace tantissimo, che non venga più prodotta perché è meravigliosa. Adesso cerco di farvela vedere. La metto sul braccio qui. Cerchiamo di metterne poca. Ha una consistenza compatta, leggermente giallina. Vedete, è piuttosto compatta appunto come texture, ma anche lei si va ad assorbire in maniera molto 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 veloce, non fa ascia bianca, non lascia la pelle appiccicosa, non lascia le mani unte e appena l'avete applicata va ad asciugarsi lasciandovi veramente questa barriera sulle mani. Guardate, non so se si capirà, ma la pelle è veramente veramente asciutta. Mi piace da morire. Ha una profumazione leggermente balsamica che non me la fa proprio amare per quanto riguarda appunto la profumazione. La profumazione sì, la calendula si sente sicuramente. Non mi fa impazzire, ma non mi importa perché è una crema che mi fa veramente impazzire. Io la uso soprattutto prima di uscire perché mi fa appunto questa bella barriera che mi permette di avere una buona idratazione anche fuori, e poi la uso anche in casa, ma soprattutto dopo aver lavato i piatti perché io lavo i piatti a mano, non ho la lavastoviglie e non uso i guanti. Quindi dopo aver lavato i piatti questa mi aiuta veramente tantissimo. Fantastica, è quasi finita come vedete. Super 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 promossa. E per quanto riguarda gli ingredienti di quelle che vi sto mostrando, è quella che ha diciamo i componenti più importanti nei posti più alti dell'INCI, cosa assolutamente non male. Passiamo a quella, vado un po' a random così, vi faccio vedere quella che sinceramente mi ha delusa di più. E è questa di Velly, 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 non, sinceramente non so bene la pronuncia di questo brand, è un brand polacco. Io ho ricevuto questa crema al Sana dal distributore, dallo stand, diciamo, di Finalga Distribuzioni, che distribuisce appunto in Italia vari prodotti polacchi, ve ne avevo parlato nel video appunto post Sana. Io ero incuriosita da questa linea perché sapete che io amo latte di capra, latte di asina, tutte queste cose qua, e questa è una linea al latte di capra. Io prima del Sana avevo visto che c'era questo brand specializzato in questo tipo di prodotti e quindi avevo chiesto delle informazioni ad Alessandra, che era stata gentilissima e mi aveva risposto. Quando sono passata allo stand, mi ha regalato questa crema da provare, dicendomi comunque che non era una crema bio. Infatti, io lì per lì non avevo guardato l'INCI, però sapete che, cioè non so se lo sapete, ma comunque ve lo dico, per le mani e per le gambe. Io faccio delle eccezioni tranquillamente, cosa che magari preferisco non fare sul viso per quanto riguarda la skincare, però per le mani, anche se c'è qualche silicone, pace e amore. Questa, infatti, dopo la glicerina al terzo posto, ha la paraffina liquida, che sicuramente non è una cosa positiva. Però ho pensato che magari durante l'inverno, proprio nei periodi più freddi, potesse essere una soluzione per fare proprio una barriera sulle mani e uscire senza troppi problemi. Ve la faccio vedere da questa parte,
Questa qui ha una consistenza sempre abbastanza compatta, come vedete la puntina che ho messo rimane al suo posto. La glicerina, secondo me, in questo prodotto si sente particolarmente. È molto scivolosa e è piacevole comunque da applicare, però dovete massaggiare tanto prima che si vada ad assorbire. A me ricorda un po' le creme tipo Glisolid, queste cose qua, perché dovete proprio massaggiare, massaggiare, massaggiare. Perché se no tende a lasciarvi la pelle unticcia, diciamo, non fastidiosamente unta, però non asciutta, perciò dovete andare proprio ad applicarla per un bel po'. Come vedete, anche adesso con una piccola quantità così, io sto massaggiando da un pochino per cercare di farla assorbire per bene e ancora non si è assorbita. Adesso quasi, forse ci siamo quasi. Ecco qua, non lascia la pelle particolarmente appiccicosa, ma un attimino sì. Poi, quando ancora passa un po' di tempo, la pelle poi finalmente rimane bella asciutta. Adesso io mi pulisco sempre il palmo delle mani con la mia salviettina inumidita in modo da non contaminare, diciamo, le mie applicazioni. E però appunto questa crema, nonostante lasci la pelle abbastanza asciutta, non come le due di prima, un po' meno, però quando si va a assorbire poi rimane asciutta, ma non mi fa non mi idrata la pelle e non mi crea neanche una barriera come pensavo. Sinceramente la sto usando soprattutto per uscire, ma non mi piace, non mi piace, e quando poi vado a lavare le mani, anche dopo qualche ora, sento proprio la crema che se ne va. Quindi sento proprio sulle dita, diciamo, la crema che si stacca, come che si scioglie, perciò vuol dire che non è stata assorbita dalla pelle. Ovviamente avendo la Parfinum Liquidum ci sta, però insomma pensavo, nonostante questo tipo di ingrediente, che fosse più performante. Invece a me non è piaciuta e non sta piacendo. Qui dice che lenisce le irritazioni, sinceramente non lo so perché io sulle mani non ho irritazioni, però insomma questa è la mia opinione, un po' una delusione questa crema. Una delusione come questa, la crema di Mater Natura, una delle nuove. Questa è la crema mani alla peonia e mirtillo. Io questa l'ho acquistata al Sana con Nati Naturals, a cui mando di nuovo un bacione. E l'abbiamo acquistata tutte e due super entusiaste, perché dopo la prima parte, diciamo, della giornata, la mattinata ormai intera, perché mi sa che fosse l'ora di pranzo, di prove di prodotti vari, abbiamo provato questa qui allo stand e ci è piaciuta tantissimo. Allora, io non dico che adesso non mi piaccia più, ve la faccio vedere, la metto qua. Mi continua a piacere, anche questa ha un colorino leggermente verdino, qui l'ho messa un po' storta, ma pace. Si applica tranquillamente, senza lasciare anche la striscia bianca, lascia la pelle bella morbida, idratata, sì, al momento sembra parecchio idratata, come vedete si assorbe in fretta e non lascia la pelle unta. Anche questa ha la glicerina nei primi posti. E gli ingredienti attivi, quindi burro di karité, burro di cocco, estratto di peonia, estratto appunto di mirtillo, olio di girasole, olio di mandorle dolci, anche qua calendula, succo d'aloe e tutte le varie cose sono dall'ottavo posto dell'INCI in poi. Ha un paio di 6 mesi, contiene 40 ml di prodotto, è vegan ok, insomma. Tutte cose molto positive, ha una profumazione molto buona, si sente. Sia il mirtillo, si sentono il mirtillo e la peonia, è quindi fiorita, ma anche fruttata, ma non stucchevole, non fastidiosa. L'unica cosa è che sì, quando l'applicate l'idratazione c'è, ma poi svanisce in fretta. Non è una crema che mi lascia le mani morbide per parecchio tempo. Ha un costo di 4,90 euro, mi ricordo il discorso che ci fecero allo stand, appunto, di tenere il prezzo sotto i 5 euro. In fiera costava 4,50, ma io adesso questa la finirò, per carità, ma sinceramente non andrei a riacquistarla perché non mi fa impazzire. Non male, ma neanche wow. So che in tante si trovano bene, ho visto un sacco di post su Instagram di questa crema tra i preferiti. Sinceramente io non condivido questa
Questa opinione però sicuramente magari dipende come tutti i prodotti dalle proprie caratteristiche, dalle mani in questo caso, quindi le mie magari sono molto più secche di mani di altre, anche Nati però non aveva preso un'altra profumazione rispetto alla mia, ma non è così entusiasta di questo prodotto per questo periodo, probabilmente una crema più adatta per la primavera e estate, però insomma per l'inverno anche no. L'ultima crema invece che mi piace da impazzire è questa della linea Progeli di Natura House. Io qua ho sia il barattolino, il tubetto, sia la confezione, perché qua appunto ho la descrizione e l'inci. Questa viene definita come crema mani dermoprotettiva, idratante, rigenerante e lenitiva, senza parabeni, senza PEG, SLS, siliconi, paraffine e cose varie, con propoli, geranio, ce la posso fare, limone e Q10. Allora, anche questa, come quella di Te Natura, per me è perfetta sia in casa sia per uscire. Mi lascia una bella protezione. Mi lascia una buona idratazione, le mani molto morbide, quasi levigate, è veramente fantastica. Adesso cerco di pulire un pochino la mano, dove avevo messo prima l'altro prodotto, ok? E vado ad applicarne un pochino per farvela vedere. Tutte comunque hanno il tubettino fatto in questo modo, quindi classico. Questa, come vedete, è leggermente giallina. Ne ho messo un po' di più rispetto alle altre, ha una profumazione fantastica tra il limone, i fiori, ma più che altro il limone. Mi ricorda moltissimo la crema di Lush, quella per le cuticole. Non mi ricordo il nome, limonissima, no, una cavolata sto dicendo. Comunque ve lo lascio qui scritto. E il profumo mi ricorda tantissimo quella. È molto piacevole, come vedete, si assorbe in un attimo, è bella ricca, si sente proprio. L'azione riparatrice, l'azione nutritiva di questo prodotto. Il colore giallino può essere dato dal Q10, che comunque ha un colore di questo genere, che è piuttosto alto, nel senso che è nella metà alta dell'inci. Anche qui c'è la glicerina tra i primi posti, poi l'olio di mandorle dolci, l'olio di lino, l'estratto di limone, l'ubiquinone, appunto, quindi il Q10. Il propoli, l'arancio amaro, tantissime, la menta piperita, ci sono veramente parecchi, parecchi, parecchi estratti. E secondo me ha una resa davvero meravigliosa. Quindi le mie preferite sicuramente sono loro due, poi segue questa di Organic, la crema di Mater Natura e in ultima questa qui di Velly, Velly, come si dirà. Questa è la mia carrellata dei 5 prodotti e il mio confronto, diciamo, tra le creme che sto testando negli ultimi mesi e che in questi giorni andrò a terminare, perché questa è quasi finita, questa qui anche, quella di Organic quasi, le due ovviamente che mi sono piaciute meno sono anche le due di cui manca meno prodotto, però questa qua è oltre la metà, questa invece ce n'è un po' di più. Ma ovviamente io mi impegnerò e andrò a utilizzarle e le vedete sicuramente nei prossimi prodotti finiti, non nel prossimo video, ma in quelli, insomma, a venire. Fatemi sapere voi cosa usate per le mani, se avete usato questi prodotti, se sapete realmente se questa crema non esiste più e se è stata sostituita da altro. Ditemi come sempre tutto nei commenti, sapete che è un argomento a cui tengo, quindi mi farebbe piacere insomma avere un riscontro da parte vostra. Se vi va, ci sentiamo appunto qui sotto. Io vi ringrazio come sempre per aver guardato anche questo video, vi mando un bacio gigantesco e se vi andrà, io sono sempre qua e quindi ci vedremo al prossimo video. Mua!